Nella precedente puntata abbiamo parlato con Enzo Traviglia di questa scoperta che lui ha fatto studiando e leggendo l'archivio storico qui di Scordia. Dai libri è venuto fuori che la chiesa di Santa Maria Maggiore e la chiesa di Santa Liberata avevano un inventario di beni che venivano appunto conservati e che erano a disposizione dei fedeli e venivano soprattutto esposti nelle feste importanti, come abbiamo detto, Santa Liberata, Santa Maria Maggiore e San Biagio. Santa Maria Maggiore era la patrona di Scordia, poi c'è stato l'avvento del principe Branciforte che ha portato appunto la tradizione, la cultura e la festa soprattutto di San Rocco. Allora Enzo, facciamo un passo indietro. Questo che abbiamo chiamato tesoro adesso comincia a prendere corpo, nel senso che insomma ci hanno inviato un documentario che potrebbe, diciamo, in un certo senso anche aiutarci a capirne qualcosa di più. Certamente il video che ci hanno mandato questo nostro amico di Scordia Info, chiaramente si vede due tovaglie d'altare che sono menzionate nell'archivio. Questa sembra una tovaglia che abbiamo nel video, una tovaglia d'altare. Non c'è l'altra, quella di colore rosso, tutta ricamata in pile d'oro e via di seguito. Il problema è uno. All'epoca i sacerdoti delle chiese, alle fedele più strette, più vicine a loro, davano in consegna gli ex voto, i paramenti, perché erano persone di fiducia. Non essendoci né banche con capo a Scordia, di conseguenza le detenevano i fedeli. Ricordiamo un passo, un episodio. Alcuni anni fa a Scordia c'è stato un problema tra il detentore del tesoro di Gesù Cristo e che lo deteneva. Questo è un esempio di ciò che abbiamo detto. E questi fedeli non sappiamo nel tempo se siano morti, se c'è ancora qualcosa in circolazione, non lo sappiamo. Solo in quel video vediamo queste due tovaglie d'altaro. Chi le ha, chi le detiene, non le sappiamo. Solo un nostro amico ascoltatore ci ha fornito questo video a supporto anche di quello che abbiamo detto sia la volta scorsa che questa volta dei tesori. Allora, il nostro, diciamo così, obiettivo, se vogliamo dirlo così, è quello di fare in modo che se c'è qualcos'altro conservato ovviamente possa venire fuori. Possa venire fuori, chiaramente è chiaro che sarebbe bello, ecco, rivedere questi beni che sono stati inventariati e che Enzo Traviglia appunto ha scoperto nel corso della sua ricerca. È chiaro che, come hai detto bene Enzo, molti di questi beni servivano appunto agli impegni della chiesa locale. Hai fatto anche cenno alla ricostruzione della colonna, per esempio, potrebbe essere anche un'ipotesi verosimile. Sì Lorenzo, quello che abbiamo detto la volta scorsa, chiaramente il tesoro di Santa Liberata ad esempio poté servire a costruire la chiesa nel 1703, mi sembra, nel 1903, probabilmente tutto il tesoro accumulato dalla Santa servì a costruire la chiesa. Inoltre un'altra cosa, ci siamo informati con alcuni parroci e ci hanno detto che molte di queste cose li tenevano proprio i fedeli. Ora, sarebbe bello che queste cose saltassero fuori, perché si potrebbe fare un museo di queste, chiamiamole, opere sacre. A differenza del clamoroso furto degli anni 70 nella chiesa di San Rocco, dove furono trafugati
trovati il rivestimento della statua di San Rocco, nonché alcuni oggetti sacri. Qui mi pare che a Santa Maria, insomma, che la storia ricordi, non ci sono stati dei furti. Quindi il tuo appello lo possiamo anche rinnovare, no? Nel senso che perché immagino che se ci fossero stati dei beni, i vari parroci che si sono succeduti li avrebbero chiaramente messi in esposizione, li avrebbero fatti vedere. Ecco, a Militello c'è un museo che è straordinario. Penso che Scordia, insomma, sarà molto difficile, anche se la storia della chiesa qui a Scordia ha una buona tradizione. Ma chiaramente Militello, siccome ha avuto una sua continuità storica nel tempo, Scordia no, Scordia rinasce nel 1600. Ma quello che noi vogliamo soprattutto evidenziare è che questo patrimonio si potrebbe costituire un museo anche a Scordia. Io non capisco perché non si possa mai fare nulla a Scordia di concreto. Tutti questi beni, chi li detiene? Nel video che abbiamo visto, Lorenzo, vediamo Padre Luparello. Padre Luparello dovrebbe sapere che all'epoca deteneva queste due tovaglie d'altare, per fare in modo che vengano poste al proprio posto, conservate, e eventualmente, se esce fuori tutto i paramenti che c'erano, fare un museo anche nella stessa chiesa.